ma noi dopo 30 secondi potevamo già andare in vantaggio, quindi se avessimo fatto gol lì probabilmente avremmo controllato diversamente le cose, però secondo me è una buona partita, a dimostrazione del fatto che non eravamo dei brocchi la scorsa settimana, non eravamo dei fenomeni col Padova, non siamo diventati dei fenomeni oggi, siamo una squadra che può fare un buon campionato, secondo me siamo una squadra con dei ragazzi eccezionali dal punto di vista morale. Io dico che la partita con l'Ascoli l'abbiamo fatta in una certa maniera perché abbiamo pagato molto il risultato di Benevento, loro ci tenevano a premiare i tifosi e ci sono rimasti male, molto male, forse più di tutti, quindi quella gara lì è stata un po' così per questo motivo qui, è subentrato nervosismo. Se noi avremo la forza, la capacità di stare sereni, di stare tranquilli, di giocare come abbiamo fatto oggi, sapendo che non siamo un rullo compressore ma siamo neanche gli ultimi arrivati, noi siamo una squadra che darà fastidio a tutti, io l'ho sempre detto e oggi nella dimostrazione, perché il Verona oggi l'abbiamo battuto e prima di venire qua e ha fatto tutte vittorie e un pareggio, quindi significa che sta squadra se la può giocare, però facciamola stare un po' tranquilla, la squadra sa bene che oggi non è successo niente, oggi è stato un risultato importante, una vittoria che rimette a posto un po' tutto, però bisogna dare seguito, bisogna adesso andare a fare una partita importante a Cremona e ripartire, questo è un campionato lungo, l'ho detto, ci saranno giornate come queste, ci saranno altre giornate dove gioco forza sarà meno brillante, ci sarà qualche incidente di percorso, però il suo campionato qui ha voglia di, bisogna arrivare a maggio, sapeste, ne succedono tantissime da qui a maggio. Subito le domande da studio. Mister, buonasera, Sonia Lantella, è un piacere vederla sorridente finalmente. Possiamo dire che in questa partita c'è stata una crescita della Salernitana, perché al di là insomma dell'avversario che chiaramente, come ricordava lei, è primo in classifica attualmente, ancora in attesa di vedere le antagoniste, è una Salernitana che questa volta è stata in partita per tutti i 90 minuti, non ha regalato un tempo come in passato, ma è stata sempre, diciamo, sull'attenti, sempre ecco, concentrata. Grosso l'ha definita una partita equilibrata, ci sta insomma l'equilibrio contro un Verona, però io ho visto qualcosina in più da parte della Salernitana, è d'accordo? Beh sì, anche perché noi abbiamo avuto subito questa palla importante che dopo 30 secondi, come dicevamo prima, che avrebbe messo la partita su un binario diverso, perché dopo noi con i giocatori che abbiamo, con Jallov in particolar modo, se riesce a sbloccare gli dai spazio, poi può diventare un giocatore devastante. Non averla sbloccata lì ha permesso al Verona di stare in partita ed è stata una partita in effetti sul filo dell'equilibrio, poi non abbiamo rischiato niente, siamo stati sempre giusti con le distanze, abbiamo fraseggiato come sappiamo fare, non invece come con l'Ascoli, dove presi dal nervosismo e dalla voglia di rimettere subito in piedi il risultato abbiamo cominciato a fare cose che non sono nel nostro DNA e non le possiamo fare. Noi siamo quelli di oggi e se è possibile quello visto oggi lo possiamo anche lo dobbiamo migliorare. Sono Luca Esposito. Allora mister, tralasciando un po' quei 20 minuti folli, no, di Benevento, la verità, la serietà non mai, neanche contro l'Ascoli non mi è mai dispiaciuta, soprattutto oggi, come ha detto la collega, primo tempo bene 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 e a differenza di altre volte la squadra ha mostrato la maturità e quel carattere, ma soprattutto ho notato mister chi entra dà sempre il suo contributo. Ecco, Vitale oggi ha fatto una buona partita, Casasola è rientrato, ha fatto il traversone, ha regalato il gol, il traversone per il gol di Iallo, lo stesso Iallo, quindi è una squadra che ha formato questo gruppo, un gruppo importante, no? Un gruppo fondamentale per il prosieguo, non so se sei d'accordo. Sì, no, sono d'accordo, ma infatti hai ragione tu, io onestamente tolti quei 20 minuti di Benevento finali, quel quarto d'ora, 20 minuti, alla squadra non gli posso dire nulla, poi è vero, delle partite magari il primo tempo siamo stati meno brillanti, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene, perché l'inizio del campionato prevede anche questo, noi non è che dobbiamo ammazzare il campionato, noi se lo dobbiamo giocare così fino alla fine con le altre, per quelle che riguardano le posizioni nobili della classifica, però ci vuole molta pazienza e molta calma. Quella cosa che mi fa più piacere è che noi oggi, tra oggi e la scorsa partita e quella prima ancora, abbiamo fatto ruotare tutta la rosa, hanno giocato tutti e questo è importante perché si tiene il gruppo vivo, chi ha giocato ha fatto benissimo, poi è normale che non tutti possano giocare da 7 o da 8, però io oggi ho messo dentro dei giocatori che erano un po' che non giocavano, come Ger che ha fatto una buonissima partita, rientrava Vitale che ha fatto una buona partita, Valerio Mantovani due partite che fa discretamente bene a mio avviso, quindi il gruppo è un gruppo sano, un gruppo di ragazzi eccezionale, dobbiamo solo stare tranquilli e non creare
eccessive pressioni, perché dopo ho paura che poi le paghiamo come è successo con l'Ascoli.